Asco Trade, luce e gas, energia dalle nostre mani. Eccoci qua, 21:14, sempre in diretta con Focus, serata canonica dedicata agli schiacciati dalla crisi, alle imprese, alle famiglie che sono in gravi difficoltà, ma a Roma non sembrano curarsene molto, pensano alla legge elettorale, pensano alle loro a quelle alchimie che poi praticamente determineranno i destini di un partito o dell'altro, e intanto la gente qui continua a soffrire, continua a morire. Stava per morire un uomo oggi che ha annunciato un suicidio su Facebook, è stato salvato in tempo, e quindi i social sono a volte dannosissimi, ma a volte servono proprio anche a proprio salvare in extremis chi stava meditando di togliersi la vita. Parleremo ovviamente di tanti argomenti, aspettiamo i vostri sms, tante storie, tante testimonianze questa sera, e i temi caldi di cui ci occupiamo quasi ogni giorno, perché quando si dice che il ministro dell'economia Padoan dice che ci sono segnali incoraggianti, però nel frattempo la Corte dei Conti ci ricorda, come se non lo sapessimo, che metà dei nostri stipendi viene pagato, va in tasse, no? Tasse e contributi, quindi lavoriamo metà per noi e metà e anche più, se parliamo di imprese, per le tasche dello Stato, che le svuota rapidamente. Allora, intanto vi presento gli ospiti di questa puntata, un imprenditore, ex imprenditore, Luigi Baesse, che ha lavorato per molti anni nel settore del tessile e abbigliamento. Buonasera, Walter Fossaluzza. E parleremo anche di agricoltura, perché Fossaluzza produce olio. Buonasera. Vedremo quali grazie dell'invito. Si immagini. Quali sono le difficoltà del primario. Come sempre abbiamo quelli che chiamiamo casi umani, una madre disperata. Buonasera, buonasera. Romina
Romina Tagliapietra e ci racconterà la sua storia anche Mirella, che è arrivata al quarto anno del Banco Solidale. Complimenti Mirella. Evviva. Quarto anno. Buonasera. È stata una festa molto sobria, devo dire. Non sì, è che avete, sì, no, beh, al Banco Solidale non si possono fare se non la sobrietà. Però è stata una bella giornata, perché grazie alla Juve, grazie al Napoli, grazie a Higuaín hanno dimenticato tutti i problemi, anche al Banco Solidale. Viva il calcio! Allora, grazie molte e benvenuta Alessandra Velleclani. Buonasera. Della Lega Nord di Padova. Buonasera. Molto lieta. Nicolo Rocco del Partito Democratico, consiglio Buonasera. Comunale di Treviso. Buonasera, Aldo Rosso, imprenditore, ne abbiamo parlato altre volte perché si è incatenato in Piazza San Marco e altrove proprio per i problemi che hanno gli imprenditori e per Buonasera. Le disavventure che devono affrontare. E buonasera Rosso e buonasera anche a Giorgio Vigni, imprenditore, è stato ex presidente, è stato presidente della LIFE. Allora io direi, come ogni volta, di partire dalla consegna dell'assegno settimanale di Mirella. Vediamo. Eccomi qua, grande famiglia di Rete Veneta. Oggi al Banco Solidale c'è un'altra sorpresa, c'è un altro assegno. A una giovane sposa, a una mamma, che non ce la fa con lo stipendio del marito, ha dei figli con problemi e perciò noi dobbiamo assolutamente aiutarla. È una brava mamma. Michela è commossa perché gli ho detto che questo assegno è per lei questa volta, perché io so quanto bisogno ha Michela di questi soldi, perché i problemi sono tanti sulle famiglie. Quanti figli hai, Michela? Cinque. Cinque figli. Quanti anni, Michela? Quel che è grandino, il più piccolo 10 anni, che è un bambino disabile dai suoi problemi, e io sono felicissima, quindi non so cosa dire. Vi ringrazio tanto. Michela è tanto emozionata perché veramente non se l'aspettava. Vedete cosa riusciamo a fare? No, veramente, sono rimasta veramente... Cioè, però io che conosco i problemi che hai e soprattutto qui i bambini... Serviranno tanto, tantissimo. Servivano tantissimo. Serviva un po' di respiro anche per Pasqua, che lo faccio un po' più serena. Cos'è che vorresti chiedere, vorresti dire al tuo sindaco, alla politica in generale? Cioè, perché ti senti così sola, Michela? No, io non fido a nessuno, sono una persona molto riservata, quindi, però confido molto in Mirella, perché Mirella ha il cuore e in queste cose qua bisogna avere il cuore sempre. Quindi più che Mirella è la grande famiglia. La grande famiglia di Rete Veneta e tutti i collaboratori, tutti i volontari, sono sempre stati gentilissimi, hanno un grande rispetto per tutto e non dappertutto si trova così. Cosa vuol dire ricevere un assegno per te in questo momento? Sono emozionatissima, tante cose da pagare, tante cose da fare. E non me l'aspettavo, quindi penso che sia una cosa meravigliosa. Anche sentirsi, cioè, sentire una cosa così mi ha emozionato tantissimo. Cioè, non ho parole per descrivere. C'è un'altra sorpresa, Michela. Questa è la borsa che so che ti piaceva tanto. Te l'ho messa via. Hai visto, è arrivata la Pasqua, io te la do e ringrazio veramente tutte quelle persone che anche con questi gesti aiutano il Banco Solidale a far sorridere queste giovani mamme, queste giovani donne che ce la mettono tutta per cercare di trarsi fuori da questo tunnel che non vedono luce. Ciao, alla prossima! Allora, Romina Tagliapietra, ci racconti un po' la sua storia, Romina. Sono una mamma di 2 figli minorenni, uno di 3 anni e mezzo, uno di 16, e è più di un anno che sono a casa, sono invalida. Mi avevano detto che era facile trovare lavoro come categoria protetta, ma il lavoro non arriva e i soldi diminuiscono sempre più e siamo arrivati alla fine. Lei è separata? Mai è stata sposata. Non è mai stata sposata? No. Ha questi 2 figli a cui sì. Deve provvedere lei, in sostanza. Sì, con sì. Altri... Con altri aiuti, che ha lavorato in che senso? Io ho lavorato, l'ultimo lavoro che ho fatto è stato, ho fatto 11 anni in questo posto di lavoro e purtroppo sono accadute delle cose tutte assieme, la perdita del papà, la gravidanza, poi un altro intervento alla schiena perché ho problemi alle ossa, troppe cose, quindi
hanno dovuto lasciarmi a casa. Sono stati costretti a lasciarmi a casa. Quindi io mi sono trovata a fare curriculum, ad averne perfino il vomito di farne, perché certo, ne ho fatti talmente tanti che... Da quanto tempo, ha detto, da un anno che manda curriculum? Dal novembre 2015 che sono, certo, a casa. Sa che il ministro Poletti ha detto che non conviene mandare i curriculum, dovrebbe giocare a calcetto. Ah, sa che come ha detto i problemi sarebbero... Il ministro Poletti, che è il ministro del lavoro, e al lavoro evidentemente tiene molto, no? Ha presente la situazione, Poletti, ha presente la situazione. Mirella, dove vi siete incontrate, al Banco Solidale? Avete... No, Romina mi ha chiamato, abbiamo fatto l'incontro come lo facciamo con tutti, ed è così, cioè io oggi ne ho avuto 5 di giovani mamme come lei, 5, con questi problemi, con bambini da allevare, non sanno come fare, senza lavoro. Avete visto quella mamma, voi non avete idea cosa ha quella mamma in casa, cioè uno non lo può immaginare quanto benedetto è quell'assegno che sono riuscita a dare questa settimana grazie alla grande famiglia, però non ne veniamo fuori, direttore, perché se queste persone qua non trovano un lavoro, cosa fanno? Il lavoro dà dignità, il lavoro restituisce quella voglia di lottare, che noi donne ne abbiamo tanta per fortuna, ma tanta! Ci rimbocchiamo continuamente le maniche, ma i figli, specialmente i bambini, i ragazzi, hanno delle esigenze, il mangiare soprattutto, bisogna che mangino anche bene per crescere bene. Hanno bisogno dell'ABC e come si fa? La scuola costa tutto in maniera pazzesca, e loro come fanno? Come fanno? Questi hanno anche problemi di invalidità, questa povera donna. E cosa fanno? Sono qua e sperano sempre, io dico sempre, sa direttore, che la nostra trasmissione è bella perché è un treno che si prende, non si sa dove fermerà. Può essere la terza, la quinta, può essere che arrivi anche all'ultima fermata, però lo prendono, hanno il coraggio di prenderlo. Perché quando io sento dire, ma si vergogna, non è mica più vero, hanno il coraggio adesso di venire e dire, Mirella, io ci sono, come fare? Dico, venite, parliamo, vediamo, perché la grande famiglia è grande, ti vedono, può essere che arrivi qualche telefonata, come la scorsa settimana. Chi è che sa? Però se uno non si mette in gioco, non è mica vergogna chiedere aiuto, non hanno mica rubato. Fin di conti non ce la fanno, non hanno lavoro, non hanno soldi, cosa devono fare? Ecco, che tipo di lavoro potrebbe fare, no? Perché se ha un'invalidità non tutto... In teoria con i problemi che ho non potrei far nulla, diciamo, no? Però quello più semplice è cassa. Sì, quindi potrebbe stare alla cassa, in un supermercato. Esatto, un po' in piedi, un po' seduta, perché non posso troppo seduta. Vediamo, vediamo adesso... O bidella, perché adesso so che stanno uscendo anche i bandi ATA, quindi ci sto sotto, sto chiedendo, cercando quando usciranno. Però insomma, usciranno. Usciranno. Come mai non ci sono i soldi per i rimpatri degli extracomunitari? Io lo so, farete un condono, Italia africana, messaggio da Udine. E proprio mentre la gente tira la cinghia e fa fatica a mettere assieme il pranzo con la cena, molte persone, milioni di persone, perché questi sono i dati dell'Istat, c'è chi in questo paese viene accolto e però butta via il pane. È successo a Vittorio Veneto. Vediamo questo servizio dove c'è anche una svolta in un certo senso. Vedremo poi se qual è la versione giusta. Vediamo il servizio intanto. La foto non è una foto reale, perché non so se è stata fatta una Photoshop o non so che cosa. A parlare è Abdellah, il coordinatore della cooperativa di Vittorio Veneto, all'esterno della quale sono stati fotografati i sacchi di pane gettati tra i rifiuti. Contattato al telefono più volte, ripete che nessuno ha mai avuto nulla da ridire sulla gestione o sulla pulizia dell'area, né sui suoi ospiti, quindi punta il dito in modo deciso contro quello scatto che a suo dire rappresenterebbe un fake creato addirittura ad arte con Photoshop. I ragazzi del nostro centro non hanno mai ricevuto nessun segnalamento né dall'autorità né dei residenti. Eppure quelle immagini di sacchi di pane gettati nella spazzatura, rimbalzate prima in rete e poi diffuse a macchia d'olio, faticano a trovare una spiegazione. Creare un piccolo spazio per l'orto, così, poi anche per l'allevamento
di legalline al quale diamo qualcosa, si avanza qualcosa anche per non, che non ci sia nessun spreco. Un progetto, quello del pollaio, che è stato di recente accantonato ed è proprio per questa ragione, spiega poi in un sms inviato alla nostra redazione Abdellah, che è avanzato del pane. Parole che ammettono dunque che di recente più di qualche panino potrebbe essere stato di troppo. A me dispiace tanto perché noi cerchiamo veramente, siamo molto molto ristretti su questa cosa di rispettare i cittadini, rispettare il luogo. Servizio di Andrea Zambenedetti. Alessandra Veclani, lista Bitonci a Padova. Sappiamo che insomma molti migranti non è la prima volta che gettano il cibo, no? Non lo ritengono sufficiente, adeguato. E quindi ci sono state proteste, ci sono state anche reazioni da parte di anche in questo studio di politici che hanno detto ma insomma non è che si possa buttare via il cibo se, perché non piace, no? Cioè, c'è anche questo, no? C'è purtroppo molto spesso una reazione negativa da parte di persone che in realtà noi ospitiamo e che quindi dovrebbero accontentarsi, no? Com'è a Padova un po' la situazione del... Intanto io voglio rappresentare una semplice padovana che si è presentata di sua spontanea volontà e come volontaria, perché sono sempre stata sostenitrice di Massimo Bitonci e quindi io sono appunto, voglio rappresentare una persona che della politica ne sono ancora un po' al di fuori. Quindi diciamo una cittadina, sì, esatto, che decide di... Un'arcellana. Un'arcellana, sì. Dell'arcella, no? Dove sì, tra l'altro, sì, dove tra l'altro si vedono molto queste situazioni. Anzi, vorrei sottolineare il fatto che io alla mattina presto mi vedo sempre delle persone anziane che cercano tra i rifiuti il pane per portarselo a casa e mangiarlo. È una cosa che mi fa stare malissimo perché quando poi vedi questi servizi che c'è gente che butta via il pane e io vedo tutte le mattine delle persone anziane che lo vanno a recuperare, cioè rimani senza parole. Non... E io anche su questo punto di vista ho deciso di sostenere Massimo Bitonci proprio perché lui ha cercato in quei 2 anni in cui ha fatto il suo lavoro, cioè il sindaco di Padova, di aiutare anche le persone bisognose attraverso dei voucher, cercava di aiutare le persone dandogli un sostegno e introducendole nel mondo del lavoro. Purtroppo si sa che il suo lavoro è stato sospeso, le cause le sappiamo tutti e speriamo che ricominci, ritorni in campo per finire il suo lavoro. L'11 giugno, no? Le amministrative, certo. Quindi c'è davvero adesso uno scontro soprattutto tra Bitonci e Giordani del centro-sinistra, insomma vedremo, seguiremo ovviamente le comunali che riguardano tanti comuni qui in Veneto e quindi l'11 giugno saremo qui a fare le maratone per darvi conto di quel che succede. Cristiani e musulmani sono uguali, più pregano più ti fregano. Allora, ovviamente noi sentiamo tutte le campane, pro Islam, contro l'Islam, potete intervenire, dire la vostra, non ci sono filtri, non ci sono mordacchie, come si usa dire. Allora, Walter Fossaluzza, come vanno le cose? Perché qui dice, segnali incoraggianti. Sì, diciamo che non sono schiacciato. Però c'è un grosso problema che ho chiesto di venire qua su Rete Veneto appunto per far notare il problema che c'è sulle piccole aziende. Sì. Il Veneto è composto da tantissime micro aziende, piccole. Oggi la burocrazia, la regione, lo Stato, il mercato comune europeo sta distruggendo le piccole aziende. Perché? Perché le mette sullo stesso piano delle grosse aziende, con i stessi costi. Cioè, una piccola azienda non può sostenere i stessi costi di un'azienda da 100 ettari. Come ci fa? Come riesce a stare in piedi? Quando abbiamo distrutto le piccole aziende, chi fa le eccellenze? Ci mangiamo tutte le porcherie che vengono da non so dove. I nostri politici hanno svenduto tutti i marchi che c'erano, tutti li hanno svenduti. Allora, vado avanti. Non so, non si può andare avanti in queste maniere qua.
quando hai una montagna di burocrazia che non veniamo più fuori. Una montagna di burocrazia. Allora, parlando con un romeno di delinquenza, mi ha confermato che il motivo sta tutto nella nostra giustizia. Parlavamo prima di persone disperate, lo era sicuramente il ragazzo di 22 anni che a Mussolente, ieri all'interno della sua auto, ha bevuto della benzina e si è dato fuoco. E come spesso accade, ci sono persone coraggiose, poi le chiamiamo eroiche, che intervengono e che tentano anche in situazioni difficilissime di salvare una vita umana. Ci ha provato un pensionato, questo ragazzo adesso è ricoverato in gravissime condizioni, ma questo pensionato ha fatto di tutto per strapparlo alle fiamme. Vediamo l'intervista. Gli auguro proprio che si riprenda molto molto presto. Lo invito senz'altro a fare un bel giro in bici con me. Giorgio Farina, classe 43, un passato da alpino, un presente pieno di impegni e di interessi, a Pianezze. Tra gli amati ciliegi e le passeggiate in bici non si capacita che un ragazzo di soli 22 anni abbia tentato di porre fine alla propria vita. Tanti che fanno i salti mortali per vivere, tanti se che mi fa qualcosa di male. Cosa vorrebbe dire a questo giovane oggi? Che è giovane, che la vita è bella, e la vita è molto bella. Il giovane di Cassola, in quella Golf presa alla madre, voleva invece mettere fine alla sua esistenza, ma si è imbattuto in Giorgio, che con la moglie rientrava dal compleanno del nipote. Hanno visto casualmente l'auto parcheggiata, il fumo nero, qualche fiamma e d'istinto si sono avvicinati. Mi sono reso conto che c'era una persona, quando avevo messo la mano dentro sul sedile, sopra il sedile, ho sentito che c'erano le gambe di qualcuno. Dentro l'abitacolo fumo denso e nero, mai avrebbe immaginato di trovarvi dentro qualcuno. E così, senza pensarci su, ha abbracciato quel corpo avvolto dalle fiamme e lo ha deposto a terra. I vestiti non c'erano più, tra i capelli la plastica fusa, nera e maleodorante, una torcia umana. Qualche scottatura resta ancora sulle mani di Giorgio. Spiegami come che ho fatto proprio fare questo intervento. Un istinto del spirito alpino e sempre del soccorso. Nel parcheggio di via dell'artigianato Amazon ancora qualche segno lasciato dal disperato gesto, l'accendino che forse ha innescato le fiamme. Il ragazzo, trasferito a Verona, resta in gravi condizioni. Devo parlare con suo papà e proprio ieri sera. Cosa gli ha detto il papà? L'ha ringraziata? Mi ha tanto ringraziato, adesso gli ho detto che passa un po' dei giorni e dopo faremo un nuovo incontro. Andrà a trovarlo? Senz'altro, vuoi trovarlo, appena suo papà mi dirà qualcosa, vuoi trovarlo senz'altro a Verona. Intervista di Paola Gazziola, davvero una persona splendida, avete visto con quale modestia e semplicità ha raccontato un fatto che non tutti avrebbero il coraggio di compiere. Allora, il coraggio anche degli imprenditori, no? Che cercano di resistere alla crisi, a volte ce la fanno, altre volte non ce la fanno, come vediamo ogni giorno. Luigi Baessi, allora, lei ha... Allora, buonasera intanto. Buonasera. Allora, mi riferisco alla scritta là, veniti schiacciati dalla crisi. Sì. Io vorrei chiedere qua dentro quanti sanno chi ha prodotto, ha fatto la crisi, che l'ha creata e l'ha voluta. Ci sono allora, tante letture. Il 18 settembre del 92, andiamo poi indietro, sì, è stato emanato il primo decreto legge che stabiliva che le cose, che le agevolazioni andassero al sud, no? Ma fior di quattrini, no? L'INPS, per esempio, loro erano esenti da versarlo, ma qualcuno deve versarlo, siamo noi dal nord. Comunque fino a qua va anche bene. Ma si intende per attività svolte esclusivamente in quei territori. Mentre loro, il signor Ciampi, no, Ciampi è l'ultimo, Scalfaro, Napolitano, Amato e compagnia bella, hanno stabilito che a quelle aziende che porteranno il lavoro anche al nord, diciamo, hanno un premio dell'1,42%. Per cui sono già esentati di versare l'INPS. Altre tasse non le pagano e noi le paghiamo anche l'1,42%. Quindi sono venuti qua al nord in abuso di posizione dominante, hanno schiacciato il mercato, appunto come è scritto là, e noi siamo rimasti tutti disoccupati e ci hanno portato via la casa, tutto quanto. Adesso si parla, perché molto dispiaciuti dei cosi, dei qui truffati dalle banche, no? Ma da loro a noi
è una roba molto diversa, perché loro, i loro risparmi che sono stati fregati, erano, cioè dopo aver mangiato e bevuto, il più l'hanno messo in banca. Noi avevamo il pane in mano, si erano portato via. Tanto per dire. Noi, scusi, quando lei dice ce l'hanno portato via, a chi si riferisce in particolare? Il Sud, perché appunto in posizione dominante è venuto qua, ha distrutto il mercato, perché la mia azienda funzionava bene, eravamo in 18, credo che se lavorava, vero? Non uno, solo a produrre abbigliamento per le grosse aziende del nord. E dopo un certo momento, dall'oggi al domani, in pochi giorni, in poche settimane, siamo rimasti senza e abbiamo dovuto fare cosa? Il lavoro non ce n'era più, basta. Ecco, poi c'è stata però più avanti la concorrenza dei paesi asiatici. La concorrenza sleale è stata fatta subito. Ha capito? Una roba che raccomando ai giovani, che vedo qualche giovane qua, no voi. Allora, io voglio informare questi giovani che prima di creare un'azienda in Italia, in Veneto, devono guardare bene le leggi. Perché partiamo già dall'ultima firma che abbiamo fatto, partiamo già con la concorrenza sleale fatta dal Sud, perché loro non pagano tasse, le paghiamo noi. Capito? Perché con questa legge soltanto, nel 94, hanno dato al Sud la bellezza di 10.750 miliardi di vecchie lire. Roba che abbiamo pagato noi. Che classe è lei? 1933. 33. Io oggi ho 83 anni, 3 mesi e 10 giorni. Complimenti. Perché li tengo sempre in considerazione. E perché può essere sempre l'ultimo, vero? Aldo Rosso mi pare che la batta di 3 anni, no? Lei Rosso, 86. 2 anni, 3 anni. 3 anni. Più giovane di me. Più vecchio. Cioè, meno vecchio. Mi sono il 33, lei? Lei è meno vecchio, meno io sono. Io sono del 31. Del 31. Del 31. Complimenti, ci metteremo la firma a arrivare alla vostra età in questa Comunque, forma. Comunque, se riuscì a spiegarmi? Sì, sì, benissimo. O posso dire altre robe ancora? Aspetti, poi facciamo un altro giro. Sì. Profughi a gogò, sbandati a gogò e per mantenere tutti questi, tasse a gogò per pantalone italiano. Allora, siccome Baesse proprio citava le banche, a proposito di soldi, la Banca Popolare di Vicenza, cioè la nuova Banca Popolare di Vicenza, ha chiesto a Gianni Zonin, che ha regnato su Bipo Vicenza per 15 anni, 1 miliardo di risarcimento. Vediamo il servizio. Presentato il conto, una cifra enorme, oltre 1 miliardo di euro. È quanto chiede la Banca Popolare di Vicenza per danni stimati, sia economici che di reputazione, agli ex vertici dell'Istituto di Credito Berico. Sono 32 gli esponenti aziendali chiamati a rispondere in solido. Si va dal presidentissimo Gianni Zonin all'ex CDA, tutta la dirigenza generale da Sorato a Giustini, da Piazzetta a Marin, accusati di mala gestione e il dissesto della banca che negli ultimi 3 anni ha accumulato perdite per 4 miliardi di euro. La richiesta è contenuta dentro le 340 pagine depositate nelle scorse ore al Tribunale di Venezia nell'atto di citazione dell'azione di responsabilità promessa dai nuovi vertici e che, come detto, chiama in causa a vario titolo tutta la vecchia gestione della banca. 4 i filoni sotto la lente d'ingrandimento, il buco dei fondi esteri, il capitale finanziato, il titolo e le compravendite e la politica del credito facile. La speranza è che, una volta accertate le responsabilità, i soldi recuperati vadano ad appianare, seppur in parte, le perdite delle migliaia di azionisti truffati. Nel frattempo è stata convocata per il 28 aprile alle 10 nei locali della Fiera di Vicenza l'Assemblea degli azionisti. Fra i punti all'ordine del giorno c'è l'approvazione del bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 2016. Gli azionisti saranno chiamati anche a votare sulla proposta di riduzione del numero di componenti del CDA da 11 a 9. E sulla nomina di un consigliere di amministrazione per gli esercizi 2017 e 2018. Servizio di Lorenzo Munegato, Nicolò Rocco, consigliere comunale a Treviso per il Partito Democratico. Diceva la Mirella giustamente, no? Qui l'importante, lo dicono tutti poi, il lavoro, ma poi il lavoro, salvo pare un lieve calo della disoccupazione, Non se ne vedono molte tracce, no? di lavori, di ragazzi che oltretutto adesso abbiamo sentito anche
il dato nuovo è che c'è un'emigrazione dei quarantenni, cinquantenni molto qualificati che, pur essendo qualificati, qui non lo trovano sto lavoro. E allora anche loro vanno all'estero. No, come se ne esce, Rocco, da questa situazione? Io innanzitutto voglio fare l'in bocca al lupo ad Alessandra che si appresta a candidarsi. Io ovviamente sostengo, insomma, anche se da Treviso, quindi da lontano, un altro candidato, però le auguro di poter fare l'esperienza del Consiglio Comunale, magari anche qualcosa in più se riesce a vincere, però l'esperienza del Consiglio Comunale, che è molto bella perché è il primo livello in cui si ha a che fare con i problemi delle persone. Mirella lo sa perché abbiamo la fortuna, insomma, di lavorare spesso a Treviso, ed è anche molto bello vedere come a volte la solidarietà o comunque la società civile provi a supplire le difficoltà che ci sono. Ovviamente la difficoltà principale è il lavoro. Abbiamo visto dei dati che sembrano accennare a qualcosa di positivo, però dobbiamo anche renderci conto che siamo usciti da 7-8 anni in cui il mondo è diametralmente, cioè, proprio cambiato. E quindi anche le riforme che si stanno facendo sono, sì, riforme in qualche modo che provano a mettere in moto qualcosa, però di fronte abbiamo dei problemi strutturali. Adesso è uscita la notizia, insomma, che i grandi paesi stanno pensando ai dazi, e pensiamo a cosa può significare per una terra come il Veneto, che fa dell'export la sua forza, cosa possono significare i dazi. Prima c'erano le immagini, insomma, di cibo sprecato, ed è sempre qualcosa che stride in maniera incredibile. Fortunatamente la politica sta iniziando a rendersi conto di quanto nel mondo ci siano degli sprechi. Nel 2016 è stata approvata una legge sugli sprechi alimentari. So che proprio il sindaco Tonone è stato uno dei primi, grazie a un rapporto con l'Emisfero e con la San Vincenzo, a mettere in pratica dei progetti per il recupero alimentare. C'è questa legge del 2016 sullo spreco alimentare e sul recupero anche dei farmaci. Quello è un altro tema molto, molto delicato, molto significativo, anche di quante persone non possano accedere alle cure e di quanto invece si sprechino farmaci. Mi sembra, venendo qui, avevo letto qualche statistica, mediamente ogni italiano spreca 146 kg di cibo, e questa è una cosa assolutamente che va combattuta. Nelle amministrazioni locali si fa qualcosa, insomma, per provare a combattere queste situazioni. Fortunatamente abbiamo anche la società civile che dà una mano. È chiaro che in Veneto, per una storia amministrativa particolare, i soldi che noi abbiamo per il sociale sono minori rispetto alle altre regioni. Penso, insomma, che dobbiamo anche un pochino far presente che c'è questa specificità che è legata al sistema sociosanitario veneto, per cui molto spesso noi, purtroppo anche come comuni, abbiamo meno, da una parte, meno risorse a disposizione, dall'altra però siamo anche orgogliosi perché abbiamo una rete di volontariato, di società civile che è molto generosa. Chiaro che non basta e che le istituzioni devono provare a dare risposte molto più forti. Mi è piaciuto molto il fair play dell'esponente del PD nei confronti di una... Sì. Esponente di un partito avversario, no? Però il fair play è proprio, a volte sono i giovani ad insegnarcelo. Nessun attentato ai viadotti, cadono da soli. Vabbè, insomma, è vero anche questo. Vediamo. Allora, avevamo detto, Fabrizio, cosa... Ecco, c'è una notizia che riguarda prima i veneti, anche negli ospizi. Questa è una proposta di legge del Consiglio regionale. Vediamo cosa dice Riccardo Barbisan, consigliere regionale della Lega. Noi riteniamo che se ci sono delle risorse sociali da spendere in favore di qualcuno, i veneti vengano prima di tutti gli altri. E così riteniamo che sia più utile aiutare un immigrato che è qui in Italia, in Veneto, da più anni rispetto a coloro che magari sbarcheranno domani. Una breve dichiarazione, no Mirella, però la cosa è questa, no? Che come è successo a Padova, per esempio, parlavamo prima di Bitonci, si è deciso di dare la precedenza a chi vive da 15 anni a Padova, quindi in gran parte ai padovani. Anche qui la regione dice, insomma, negli ospizi, per entrare negli ospizi ci sono anche lì le graduatorie, eccetera, e facciamo in modo che la precedenza sia data agli italiani. Cosa ne pensi? Beh, intanto non accetto che venga scritto ospizio, perché non ci sono più ospizi, per fortuna. Sono delle case di cura. Sì, delle case di cura, ma non sono certo degli ospizi, almeno per quanto mi riguarda il mio territorio, dopo non so, ma per quanto riguarda il mio territorio. Sì. Io che le frequento vedo che ci sono tutti anziani nostri, non vedo altre... perché bisogna andare per vedere e dire. Certo che prima vengono i nostri, però prima dovrebbero venire anche le nostre pensioni
aumentare le nostre pensioni. Anzi, vorrei anche lanciare un appello, direttore, si ricorda che abbiamo detto che De Franceschi anche ieri sera ha detto che bisogna andare all'INPS a rivedere le pensioni. Beh, ieri sono venuti due anziani al Banco Solidale, sono andati all'INPS perché hanno visto la nostra trasmissione e gli hanno dato 5 anni di arretrati. Uno 5 anni, uno 3 anni, perciò andate all'INPS, andate a verificare, perché sicuramente qualcosina in più riuscirete ad avere, perché finché state a casa e non date a bussare a queste porte, di sicuro loro non verranno a suonarvi il campanello. Però io penso che sarebbe ora di aumentare le pensioni, ma veramente aumentarle, perché non ce la fanno. Non ce la fanno neppure a curarsi ormai. Io anche ieri ho avuto tantissime persone anziani, e sono quelli che ti tolgono il fiato, perché diciamo una giovane donna, un giovane papà magari cerca un attimo, ma loro proprio si diventa la depressione, questa voglia di non curarsi più. Anche ieri una fatica, dai, prenditi 2 camicie, ma cosa vuoi che mi cambi? Cioè si lasciano proprio andare, non sono vecchissimi, però questo malessere che hanno, poveretti, di non vedersi più niente in mano, diventa una cosa tragica. Allora anche le case di riposo, queste strutture devono essere anche alla portata di queste persone, ne vanno fatte di più, ne vanno migliorate sempre di più, ma bisogna che aumentino le pensioni, sennò come fanno? Ma come, ma sa quante persone si sono portate a casa gli anziani perché non riuscivano più a pagare la retta? Allora parliamo anche di queste cose. E quando ho visto stamattina Ospizio ho detto, Madonna, ma perché? Oppure è scritto, non dico neanche il paese, vicino al cimitero, casa per anziani, il cartello. No, manca chi lo mette dentro il cimitero e ha risolto il problema. Cioè un po' di rispetto, per sono quelli che hanno dato a noi la fortuna di vivere meglio. Sono stati i nostri anziani che hanno lavorato per noi, se no non avremmo vissuto negli anni, diciamo, anche che si stava bene così agiatamente. È grazie al loro lavoro, è grazie a queste persone che hanno fatto da niente delle imprese, che hanno dato lavoro a centinaia di persone e poi si sono viste con una concorrenza sleale e vedete adesso sono proprio distrutti, perché tra tasse, tra burocrazia, cioè non ne possono più. Ma è giusto vedere un nostro anziano di 86 anni, avranno anche sbagliato, per carità, ma perché massacrarli? Questo io mi domando, ma perché massacrarli in questa maniera? Cioè io capisco che un Valentino Rossi può andare dal fisco e dire al posto di 10 miliardi te ne do 3 e va bene, ma questi qua cosa devono fare? Cioè non è giusto, direttore, nessuno parla, nessuno dice niente, adesso c'è solo referendum, legge elettorale, votazioni, e noi cosa facciamo? Cosa facciamo? Avete sentito cosa ha detto giustamente Romina? Ma quando io troverò il lavoro? Io ho bisogno domani per i miei figli di lavorare. Sono invalida, cosa devo fare? Ma devo venire a Rete Veneta per chiedere lavoro? Ma ci rendiamo conto dove siamo arrivati? E per fortuna che ci siamo noi, direttore, che facciamo vedere queste case, qualche buon spirito ci chiama, ci aiuta, se no cosa farebbero queste persone? Quella mamma che vi ho fatto vedere prima, ma vi rendete conto cosa vuol dire per certe persone trovarsi un assegno di 1.000 euro, 1.500, conforme quello che possiamo anche noi dare e risolvere i problemi di pagare gli affitti, il mutuo, di comprare qualcosa? Cioè, ma vi rendete conto? Ma questi non si rendono conto? Ma non esistiamo, direttore, non esistiamo. Io continuo, finché non esistiamo, io continuerò a dire che non esistiamo e che qualcuno mi dica l'incontrario. Brava Mirellina. Allora, i profughi gettano il cibo, noi non arriviamo a fine mese senza lavoro, con figli e bollette sempre più alte. Intanto, come diceva Mirella, la popolazione sta invecchiando, c'è il problema degli anziani. Vediamo un po' in questo servizio che cosa si può fare anche per la pensione. Ci torniamo qui sulle pensioni, vediamo. L'invecchiamento da un lato è un fatto assolutamente positivo, perché vuol dire che si sta bene e che è una vittoria anche personale, non solo, diciamo, della comunità in cui si vive, però porta con sé anche un sacco di problemi. Se l'aumento della vita media è un sintomo di benessere, Venezia e il Veneto potrebbero ritenersi soddisfatti. In regione un abitante su 4 ha più di 65 anni, un dato che negli ultimi 10 anni è cresciuto quasi del 20%. Lo studio effettuato dall'Ospici GL restituisce un territorio in cui si vive sempre più a lungo, una regione che ha più di
320.000 ultraottantenni e nella quale il numero degli ultracentenari è raddoppiato rispetto al 2006, ma c'è anche un'altra faccia della medaglia. Noi abbiamo un dato che è alto perché siamo a 156 anziani oltre i 65 anni per ogni 100 ragazzi sotto i 14, ma in due territori, Belluno e Rovigo, questa cifra è raddoppiata, cioè siamo oltre al 200%. Una situazione che apre diversi problemi, a partire da quello assistenziale. Ma ci sono altri aspetti che possono avere anche risvolti drammatici. Due anziani su cinque sono soli e 500.000 vive con meno di 1.000 euro lordi al mese. Una situazione alla quale si è cercato di porre rimedio a livello nazionale con l'ampliamento della 14ª mensilità ai redditi fra i 750 e i 1.000 euro lordi. Stiamo facendo anche accordi con i comuni perché sul sistema di tassazione locale ci siano, come dire, delle soglie che vengono esentate dalle tasse locali oppure agevolazioni per i redditi più bassi. C'è poi un altro progetto in Veneto che è anche un antidoto alla solitudine, è quello dell'impiego in attività di utilità sociale, il cosiddetto invecchiamento attivo. Di Filippo Fois. Allora torniamo da Walter Fossaluzza. Avrei alcuni quesiti da proporre ai telespettatori. Sì. Allora, nell'industria, quando le cose non vanno bene, e non siamo fuori crisi, siamo ancora in crisi, cosa fanno? Ristrutturano. Nella ristrutturazione c'è, purtroppo va a casa anche della gente. Come mai nei nostri comuni, visto che qua ci sono diversi politici, cioè il tema è più sulla politica questa sera, ben importa. Come mai nei comuni, nella regione, nei sindacati non si fa ristrutturazione, non si fa fusioni? Perché dentro i comuni, negli uffici, ci sono minimo due persone, tre? Uno si annoia, ma non le paghiamo tutti noi. Perché non si fanno delle fusioni con diversi paesi, metterli assieme, che abbiamo minori costi e più servizi? Perché? Perché mettiamo i fiorellini sulle aiuole quando c'è gente come questa signora che è in condizioni drammatiche? Perché? Perché per morire bisogna pagare prima due marche dal bollo? Perché? Anche dopo morti bisogna pagare. Dopo lo scontro tra pubblico e privato, Vigne, cosa, su questo cosa risponde? No? In effetti si dice spesso, no? Nel pubblico ci sono tutte le tutele possibili, è difficile che un insegnante venga cacciato via, un amministrativo di un ministero, insomma un dipendente dell'amministrazione pubblica, mentre i privati, se l'azienda salta per aria, non ci sono tutele che tengono, certo. No? Cioè lì si va a casa e basta. Vede, quello che dice lei, l'artigiano, io come presidente dell'IFE conosco la situazione, se lo metto in testa, è una politica voluta. L'artigiano, essendo piccolo e compagnia bella, è un individuo, quindi ragiona solo, pensa solo, eccetera. Io parlo delle industrie, non dell'artigiano. Sì. No, aspetti, ma sto arrivando a quello che dice lei, l'industria. Quando avranno eliminato tutti gli artigiani, sono riusciti, sì, perché andate in giro per la città, vedete vetrine chiuse e compagnia bella, saremo tutti costretti ad andare a essere assunti, per grazia di Dio, in qualche multinazionale, eccetera. Dopodiché saremo perfettamente irregimentati, perfettamente bidoni vuoti, e faremo il loro gioco. Interessante e fondamentale, hanno distrutto la famiglia, ci sono riusciti. Hanno distrutto l'istruzione, ci sono riusciti. Ti levano la possibilità di difenderti, ti levano l'ultima cosa che ti resta. Ne hanno parlato in pochi. Lei si dice che la giustizia italiana funziona, perché ogni tanto vediamo qualcuno che dice io ho fiducia nella giustizia. Bene. Allora, in effetti, che dire che la giustizia è lenta è una calunnia, è una palla. Aspetti, mi lasci finire, sì. Poi arrivo da lei. Allora, vi ricordate quel signore che ha ammazzato l'assassino di sua moglie in macchina, che gli ha investito la macchina lì? La giustizia è lenta? Quel signore è stato condannato all'ergastolo in 52 giorni. Ripeto, 52 giorni, preso e messo in galera con sentenza della Corte d'Assisi di Lanciano. In 52 giorni,
la giustizia è lenta. La giustizia è un fulmine. In alcuni casi. Perché? Perché? Perché chiaramente questo signore ha fatto qualcosa che il sistema non gli deve concedere. Quindi, mentre c'è un signore orefice di Catania che si è trovato con la moglie con la pistola puntata alla tempia, ha avuto la fortuna grandissima di far fuori due dei banditi che puntavano la moglie, che è da nove anni che è sotto inchiesta. Gli hanno rovinato la fabbrica, gli hanno rovinato l'attività, in famiglia non vivono più, sotto stress. È da nove anni che è in testa. Quindi, signori miei, mettetevelo in testa, questa è una politica voluta. Dobbiamo diventare dei bidoni vuoti, manovrabili a piacere dai partiti, dai sindacati, compagnia bella. Però attenzione, guardiamoci in faccia nello specchio, non ci sono giustificazioni. Finché glielo lasciamo fare. Allora, Draghi ha detto che il problema dell'Italia è lo stipendio più basso di 400 euro rispetto alla media europea, ma le imprese italiane pagano il 25% di tasse in più rispetto ai loro competitors europei, altro dato. Aldo Rosso, allora, lei si ritrova in questo discorso di Vigna? Sì, io mi ritrovo un po' in tutti, per quello che è stato parlato, io mi ritrovo un po' in tutto, però il caso più che ho bisogno di parlare è quello di quel poverino che si è dato fuoco, perché certo. Siete voi che ne parlate, perché è gente che si impicca, gente che si spara, perché hanno dei problemi, perché hanno dovuto chiudere l'azienda o perché si trovano senza lavoro, siete voi che ne parlate, ma i giornali e i cose, le TV nazionali non parlano per niente. Ecco per cui io, cosa vuoi, mi sparo io? Michela, io dico sacrosanta verità, lei è una santa. Però io, no, voglio star qua, in modo santa, io, guarda, le dico sacrosanta verità, io ho dato migliaia e migliaia di euro, sia a Venezia, a Burano e sia via, per aiutare la gente povera. Io ho aiutato le persone al momento che avevano bisogno. Ecco, ma ne ho aiutate tante e lo dico la verità, perché chi mi ascolta, che se mi vede, sa che io non dico bugie. Certo. Il signore che ha parlato dei piccoli imprenditori, io lavoravo l'80% con i piccoli imprenditori e il 20% grosse aziende. Però le dico sinceramente, io ho lavorato meglio con l'80% delle piccole aziende che con il 20% delle grosse aziende, anche per l'esposizione che avevo di rischio, no? Perché lavorando con i piccoli sai che se hai un rischio è un rischio piccolo. Però mi hanno dato da lavorare, perché mi hanno dato da vivere, mi hanno fatto diventare grande le piccole aziende, perché ho lavorato per 50 anni con le piccole aziende. Venerdì avevo qua il direttore, quel direttore che gridava, si ricorda, che diceva che l'Italia non ha bisogno di importazioni e esportazioni. Lei che ne parlava prima, il Veneto, solo il Veneto, ha esportato in America, solo in America, 5 miliardi e 100 milioni di materiale in esportazione. Dunque, cosa, sti politici che si mettono a parlare, che non sanno neanche, non sanno neanche quello che dicono. Ecco. Senta, dunque, posso permetta. Un attimo. Sì. Nel campo dell'agricoltura, una volta c'era. Una volta c'era l'industria che andava bene, sì. Mi correggo. E tutti seguivano l'industria. Oggi l'industria non va. Cosa c'è oggi che va? C'è il prosecco. Allora è ritornato all'agricoltura. Allora ma tutti addosso all'agricoltura. Tutti che tutelano l'agricoltura, le piccole aziende non sono tutelate da nessuno. Chi fa il direttore, alta qualità, chi fa eccellenze è calpestato. Ascolti, il direttore. È calpestato. Oggi, mi scusi, non sì, ho finito. Siccome oggi, bisogna vedere se non hai il tempo che abbiamo. Il berettino verde, giallo, arancione o rosso, non sei nessuno. Ecco, allora io mi leggo ancora a lei. Mi scusi. Abbiamo parlato appunto di queste esportazioni, abbiamo parlato di grosse aziende e abbiamo parlato anche dell'economia che è in Italia, perché non abbiamo nessuno, non abbiamo acciaio, non abbiamo ferro, non abbiamo rame, non abbiamo niente, dobbiamo importare tutto, benzina, petrolio, dal petrolio, io penso sa cosa ricaviamo dal petrolio, no? Ecco, dunque noi in Italia abbiamo migliaia e migliaia di ettari di terra che sono abbandonati. E lei lo sa meglio di me. E allora la pesca non c'è più, perché le barche, da piccole barche che avevano, adesso dei panfili che vanno in mare a pescare. Io ho visto buttare via tonnellate di pesce
perché era troppo il pescato e non li pagavano veramente come doveva essere pagato. L'ho visto io buttare il pesce in mare e adesso si lagnano e vogliono i contributi. E voi che siete, scusa del dito perché il dito è una brutta cosa, vabbè. E voi che siete lì, che avete lavorato una vita, avete sì o no una mucca in stalla, che ve la coccolate, che ve la abbracciate. Non si può tenere la mucca in stalla. Neanche qui. Ad ogni modo, che la coccolate perché... Hanno distrutto tutto. Dai, scusi, dunque vede che dico la verità. Oggi mangiamo solo i veleni che vengono dall'est e da dove non so dove. Ecco, dopo dico la verità, dopo mi appello alla signora Tagliapietra, ma il sindaco Brugnaro... Cosa fa bla 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 per televisione? Non aiuta le persone come voi. Si vanta di dire io non mi faccio dare stipendio. Ma fatelo dare stipendio, tanto sono soldi che paghiamo noi e aiuta questa povera gente che deve essere aiutata. Rosso, se non avessi la pensione di reversibilità e quel poco che mi danno sarei già un barbone. Per gli over 50 non c'è lavoro neanche su Marte. Andrea da Montagnana, avete visto anche l'altro sms di una signora che dice da 5 anni non lavoro, non posso andare in pensione, ditemi voi come faccio a vivere. Non ha la pensione, non ha un lavoro, è la situazione di migliaia di altre persone. Allora, adesso vediamo un servizio su un altro salvataggio in estremi, su un uomo che aveva annunciato di volersi togliere la vita su Facebook ed è, per fortuna è stato salvato in tempo. La separazione dalla moglie, poi di recente un altro dolore profondo, una perdita negli affetti più cari e ieri sera la decisione di togliersi la vita annunciata su Facebook con un cartello che lasciava poco all'immaginazione. Un abbraccio a tutti, tolgo il disturbo, a chi mi ha voluto bene davvero dico solo grazie. Il profilo, quello di un 51enne trevigiano, attivo in politica e conosciuto in città, erano circa le 22:30 e sul social network è partito un frenetico tam-tam, oltre 200 commenti, interrogativi preoccupati, poi subito la mobilitazione. In molti lo conoscevano solo sul social, senza sapere dove abitasse, al cellulare non rispondeva più, poi il passaparola fino a un compagno di partito che ha dato l'allarme, sfondata la porta di casa, polizia e paramedici del SUEM 118 sono arrivati quando aveva già messo in atto il suo piano per farla finita, fortunatamente però era ancora vivo, ricoverato d'urgenza, le sue condizioni sono ora in miglioramento, un addio, forse meglio una richiesta d'aiuto, un appello, quello lasciato su Facebook. Si legge un appello di questo tipo, immediatamente uno dei numeri di emergenza, principalmente il 118, che poi può attivare tutto il soccorso necessario. Un dramma sotto gli occhi di tutti, non è la prima volta che accadono fatti simili e il consiglio, anche nel dubbio, rimane quello di chiamare subito i soccorsi. Non è il solo caso, ma capita. Capita anche di ricevere chiamate che riguardano persone che stanno in località diverse dalla nostra provincia, perché la rete del 118 poi provvede ad attivare il soccorso nella zona competente. Quindi anche se la cosa riguarda persone che abitano lontano, il numero di riferimento è sempre l'118. Paolo Rosi, primario del SUOM, intervistato da Lina Paronetto. Romina, poi appunto chi non ha avuto mai problemi non sa cosa vuol dire non dormire la notte, essere in ansia per non poter pagare i dipendenti oppure la bolletta. E diventa situazioni difficilissime da gestire, specie quando si hanno figli piccoli. Siamo un popolo di indebitati, nessun italiano più o meno non può dire di non aver ricevuto una cartella di Equitalia. Sono 21 milioni di italiani che hanno un debito con lo Stato, col fisco, no? Versiamo molte tasse ma poi alla fine ne abbiamo ancora da pagare. Lei come fa nei momenti in cui proprio si è assaliti dalla disperazione, no? Quando sembra che non ci siano prospettive, come fa, dove la trova la forza per andare avanti? La forza, guardo i miei figli, loro per forza, cioè guardarli, vederli crescere, la paura di non poterli più vedere crescere, cioè, penso una mamma, cioè sta cosa ti distrugge dentro perché hai sempre paura di perderli. Perché non avere lavoro, non avere soldi, puoi perdere i tuoi figli. È una cosa reale questa, di tutte le mamme, anche dei papà, per carità. Ma se non hai soldi, la prima cosa che pensi, io perdo i miei figli. Un bambino di 3 anni non si rende conto, ma insomma un 16enne come percepisce un ragazzo di 16 anni, insomma, che si trova in una situazione, che la sua famiglia è in una situazione difficile? Come si fa anche lì a dargli...
Insomma, comunque le madri non cercano sempre di non spingere i figli al pessimismo, alla sfiducia, no? Anche nelle situazioni più complicate, no? Però sono ragazzi molto svegli, no? Quindi ti vedono quando soffri, ti vedono quando piangi. Ce ne rendono conto. Cercano anche di risparmiare, magari quei due soldini li mettono da parte, il bambino va, il ragazzo va a scuola e ha dei rientri e deve mangiare, no? E quindi mamma non serve, non importa, sai, mangio a scuola perché fa l'alberghiero, quindi fanno da mangiare. Mamma non preoccuparti, mi arrangio lì, non c'è bisogno. È un ragazzo che capisce, ma anche il piccolo, sebbene ha solo 3 anni, mamma andiamo a fare la spesa, lui è fissato al supermercato, amore, non ho soldini, sai, domani, mamma ti do io un soldino. Insomma, è abbastanza toccante vedere i bambini che arrivano ai tuoi pensieri, che non se ne fregano. Certo. A volte sembra che sono in un altro mondo, ma... Capiscono perfettamente, no? Sono, sì. Cari signori, ve lo dice una persona che da 7 anni ha il marito disoccupato, bisogna mandare a casa tutti, e ringrazio quel signore che ha aiutato della gente, spero che si possa fare ancora qualcosa, no? Alessandra Veclani, sì. Poi ieri dicevamo, no, che quello che è diventato quasi un mantra è a casa tutti, no? Migranti, politici, tutti a casa, no? C'è questa rabbia sotto traccia, ma nemmeno tanto sotto traccia, no? Come dice anche, qual è il limite dei suicidi oltre al quale questi vili al potere ammettono di aver generato l'eurogenocidio, l'austerità impostaci uccide, no? Questo vabbè, un sms politico che riguarda l'Europa e l'euro. Ecco, però voglio dire, ecco, chi si prepara ad affrontare un percorso politico, no? Certo, terrà conto del fatto che oggi la politica è molto impopolare, no? E cosa può fare? Ecco, un ragazzo che si affaccia alla politica o che comunque vuole avventurarsi su questa strada, cosa deve fare secondo lei? Intanto crederci. E crederci, lottare e far sentire i propri valori e continuare a camminare a testa alta senza farsi sottomettere da nessuno. E per quanto riguarda il discorso che la signora stava dicendo della disoccupazione, dei problemi, e un'altra cosa che stimo moltissimo di quello che è stato fatto dal mio sindaco è che attraverso dei bonus è riuscito ad aiutare le persone che erano in difficoltà economiche e anche delle persone disabili e di anziani. È riuscito a tenere questo bonus tramite dei tagli dell'indennità della giunta. Quindi anche queste sono dei motivi in cui ti fa credere che magari c'è qualcosa di buono, perché se guardi i telegiornali, tutto quello che ci sta circondando, vedi solo tanto cose negative. Poi senti appunto che un sindaco arriva anche a fare dei tagli per poter aiutare delle persone in difficoltà, questo ha tutta la mia stima e quindi io voglio lottare per queste cose. Ecco, diceva giustamente, i media danno conto, soprattutto in cronaca nera, di violenza, e tra l'altro è anche pericoloso perché ci sono processi di emulazione, no? Ma sempre accoltellamenti, strangolamenti, è sepolto vivo, è messa punto nel forno, insomma di tutto e di più. Se si soffermassero un po' di più sul sociale, sui problemi veri e sensibilizzassero la politica a intervenire su questo, a creare dei fondi per chi è sull'orlo di un baratro e c'è già caduto dentro, sarebbe tanto di guadagnato, soprattutto dal servizio pubblico. Grazie a Donadon che non ti sei fatto sottomettere da Zaia e potere mafioso Roma che sforna dirigenti nelle municipalizzate, ospedali, consorzi bonifica, rifiuti, acqua, eccetera. Il caso di Donadon, il patron della H-Farm che era a capo dei prossimi mondiali di sci e che ha rinunciato, c'è chi sostiene che è stato costretto ad andarsene e non perché avesse troppi impegni che lo praticamente lo avrebbero indotto ad abbandonare questa carica. Vabbè. Il mio amico Giannino, ricoverato alla casa di ricovero di Dolo,
è costretto a masticare con le gengive perché nulla tenente. Questa non l'ho capita, ma Mirella, che vuol dire? Che non riesce neanche a prendersi la dentiera perché non ha niente. Ah, ho capito. E perciò deve mangiare con le gengive perché le gengive. Non ha la possibilità. Beh, anche qua sarei a discutere nel suo messaggio. Mm. E non è che giri proprio così, eh? Mm. Perché sei in casa di cura, sicuramente qualcosa possono fare. C'è qualcosa che vorrei capire. Beh, comunque chiameremo, vedremo. C'è la il caso delle dentiere scomparse, no? Tante case di cura, sì, è vero, no? Sì, perché se le tolgono, le mettono nel bicchiere e poi durante le pulizie, insomma, scompaiono le dentiere e questi anziani rimangono. Vorrei senza, ritornare, se è possibile, sì. Direttore, che sì. Vedo che ancora continuano col pane. Mm-hmm. Allora, diciamoci come stanno le cose. Allora, su 10 profughi clandestini, chiamiamoli quelli che chiamiamo, anche integrati, 2 mangiano pane e 8 no. Perciò non si deve prendere il pane. Io non capisco, per me non è un fotomontaggio quello, cioè, è vero il pane che si vede, si vede benissimo. Però quello che non riesco a capire è questo direttore di questa struttura, perché si ostina a negare il dato di fatto. Allora, se il pane non lo vogliono, perché se lo fa portare? Cioè, si faccia portare qualcos'altro, perché non mangiano il pane, loro vogliono farina, riso, biscotti, loro non mangiano neanche la pasta, pochissimo. Allora, invece di buttare via questi prodotti, io mi domando perché continuano a fare queste mense con questi mangiari che loro non li vogliono. Cioè, lasciamo perdere, perché sono soldi buttati, e siccome i soldi sono anche nostri, a me scoccia tantissimo vedere la roba buttata. Allora c'è qualcosa che non funziona. E per fortuna che fanno vedere, perché quel pane è stato proprio buttato da qualcuno. È inutile che vengano a dire che non è vero. È vero, perché il pane veniva portato su questa struttura, a mio avviso, non va consumato, e siccome che nessuno pensava che magari qualcuno riesce anche a fotografare, è stato fatto questo. Ma io mi domando, ma cosa sta succedendo su queste strutture? Chi è che va a controllare i soldi che spendono, come vengono spesi? Cioè, nessuno controlla niente. Queste cooperative possono fare quello che vogliono. Chi è che controlla il cibo, queste società che portano questi mangiari? Ma perché andiamo avanti in questa storia e spendiamo milioni e milioni di euro su cose che non servono? E non hanno neppure l'acqua delle volte. Ma io vorrei veramente capire cosa sta succedendo nel mio paese su queste strutture, io vorrei veramente capirlo. Io vorrei che i prefetti ci dicessero: guardate, veneti, italiani, queste sono le strutture, questi sono gli ospiti, guardate come stanno. Non ci dicono niente, siamo tenuti all'oscuro di tutto. E sono pagati con i soldi nostri, fior fiori di quattrini, avete sentito le intercettazioni? È un business più della droga. Ma cosa sta succedendo? Chi è che non dice? Nessuno parla. C'è solo, come ripeto, elezioni, referendum, ma i nostri soldi dove vanno a finire? Non ne parla nessuno. Ma come si fa? Questi hanno 2 euro, si prendono continuamente birre, perché si è scoperto a birra, quindi se vengono qua che piace da morire. Mi domanda anche a mio banco solidale, c'è birra? No, birra no, che sia, non c'è. Tè, latte, acqua, va bene. Perché ormai è il meccanismo che è perverso. È marcio il meccanismo. È marcio. Ma il marcio ci costa milioni di euro e vanno a finire su poche tasche. E dopo io ho questa signora qua che non riesce a sbarcare il lunario, come le altre 4 che sono venute oggi, come le centinaia che sono venute in tutti questi anni. Ma vergogniamoci di continuare in questa strada. Non può essere continuare a buttare via i soldi in questa maniera, su tasche, ripeto, che vanno a finire su tasche di pochi. Ma la politica dov'è? Dov'è l'opposizione? Maggioranza, opposizione? Ma battete un colpo, perché ci siamo anche noi, con questi problemi, con i banchi solidali. Prossimo governo, cambiare la legge sulla sottrazione di figli per mancanza lavoro. Ieri il prefetto di Treviso, Laura Lega, ha parlato di 5 possibili mini hub nella Marca, non si sa
dove saranno, la prefettura sta cercando strutture appunto in grado di accogliere questi piccoli centri di smistamento profughi. Intanto a Mestre, dopo la rivolta dei condomini del palazzo su cui sono state appese le lenzuola contro un centro culturale previsto al pian terreno, si è saputo che il centro culturale non sarà aperto. Sentiamo le reazioni dei residenti. Abbiamo ottenuto giustizia, questo è vero, però con molto ritardo. È soddisfatto Luigi Corò, presidente del comitato Marco Polo Difesa Cittadini, anche se rimane l'amarezza di aver dovuto mettere in atto un'iniziativa drastica di forte impatto, ma ciò che conta è l'effetto ottenuto, confidando che si replichi per altre situazioni. Io credo che il fatto che si sia messo un paletto fermo ripristinando la legalità è stato un atto molto giusto, però diventa un punto di partenza affinché per il futuro non si abbia più a verificare né in questo né in altri contesti. Tra i residenti che hanno dato vita all'iniziativa c'è chi non vuole commentare, chi pur commentando preferisce non essere ripreso. Noi non rilasciamo più interviste perché la sovrasposizione mediatica alla fine ci nuoce. Io Perché dice? No, guardi, perché anche c'è un discorso di tranquillità, qui è diventata una cosa invivibile. Non possiamo che essere da una parte rattristati per il fatto che appunto se ne devono andare in primo luogo, e d'altra parte però anche felici per il fatto che appunto così non avremo più tutti i conflitti e le liti fatte per riuscire a far rispettare le regole. A microfono spento e telecamera abbassata ci raccontano che il centro culturale Moschea era un problema, ma non certo l'unico. Di fatto via Fogazzaro nel giro di qualche anno si è trasformato in una sorta di casba. Da un phone center al negozio di kebab, da quello di fruttivendolo a quello di borse, piano piano le comunità straniere hanno preso possesso della via. Ma questo, dicono alcuni residenti, sarebbe il meno a far paura l'arrivo degli spacciatori sfollati dai giardinetti di via Piave in via Fogazzaro, da dove controllano spaccio e prostituzione. Di sera quegli italiani corrono, non passeggiano, raccontano. La protesta delle lenzuola con la richiesta di legalità voleva ed anzi vuole alzare un velo che va ben oltre la moschea, nella speranza che le autorità facciano qualcosa. Per vizio di Gabriella Basso, Nicolo Rocco, allora. Perché come sappiamo il Veneto, in particolare la Marca, per citare una delle province, è al top dell'accoglienza, nel senso che qui c'è la migliore accoglienza possibile, non di recente ma da sempre. Chi è arrivato con le carte in regola si è integrato, è stato anche aiutato a farlo. Ovviamente se arriva gente che viene qui per delinquere, compresi i personaggi dell'est, penso anche al militare russo che ha sparato un barista qualche giorno fa, insomma, se arrivano questi, l'atteggiamento delle persone cambia, no? Perché se vengono per lavorare, hanno le carte in regola, sono profughi come prevede la legge, è un conto. Se invece vengono qui pensando che questo sia un Bengodi e non lo è, perché qualcuno gliel'ha fatto credere, e come, quindi a questo punto lei, da giovane consigliere comunale, cosa pensa che si possa fare? Ammesso che si possa ancora fare qualcosa, no? Perché no, bisogna fare qualcosa, bisogna sempre pensare di poter fare qualcosa, se no si è inutili, anche se sono problemi ovviamente molto complessi. In realtà qui mi sembra che si stiano sommando, diciamo, due tipi di processi, due tipi di fenomeni un po' diversi, che poi in qualche modo però possono essere legati. Un tema legato all'immigrazione che già c'è, e quindi delle persone, insomma, che nel corso degli anni sono venute qui. Chi si è integrato meglio, è chiaro che uno degli aspetti che ha permesso una migliore integrazione è stata la possibilità di lavoro. Per questo la Marca era comunque un territorio che dava la possibilità di integrare, perché chiaramente una persona che viene qui e ha l'opportunità di avere una prospettiva di vita, è più normale in qualche modo che entri all'interno di una comunità. L'altro tema è il tema dell'accoglienza, e quindi dei cosiddetti richiedenti asilo, che in qualche modo è iniziato a essere preponderante dopo il 2011, dopo le primavere arabe, dopo che c'è stata la crisi in Libia, e quindi abbiamo iniziato ad assistere a quegli sbarchi, perché prima in realtà l'Italia registrava più o meno 20-25 mila richiedenti asilo all'anno, quindi delle cifre tutto sommato gestibili. Con il 2011 c'è stato un trend ovviamente diverso.
Per quanto riguarda i centri di accoglienza, io condivido con quello che diceva Mirella prima, tanto che noi, sia il sindaco di Casier sia il sindaco di Treviso, hanno chiesto più volte di poter entrare all'interno dei centri. Ma questo anche in realtà a beneficio, diciamo, di dove l'accoglienza viene fatta bene, cioè dove c'è controllo, se ci sono delle buone pratiche, possono diventare delle pratiche che anche chi magari fa l'accoglienza male può rispettare. Secondo, è un tema anche di trasparenza, giustamente, quindi chiedere la rendicontazione. Rispetto al tema del cibo, io sono rimasto molto colpito quando c'è stata la protesta all'interno della caserma Serena. E quello purtroppo ha colpito perché c'erano forse 20-30 ragazzi che hanno bloccato un'intera struttura. È una struttura nella quale mi sembra di poter cogliere che rispetto a Cona, rispetto a Bagnoli, in realtà le cose sono state fatte un po' meglio. Il prefetto chiede di aprire altri centri. Chiaro che dispiacerà per la cittadinanza, diciamo, che dovrà confrontarsi con gli altri centri, però io sono convinto che dove i numeri sono in qualche modo ridotti e dove l'accoglienza è fatta bene, può anche essere fatta rispettare e può portare a dei processi positivi. Rimangono due temi, secondo me, fondamentali. Il primo è che accoglienza fa rima con rispetto delle regole e con severità. Cioè, c'è un sistema per il quale le persone che scappano dalla guerra o scappano dalla fame, sappiamo che ci sono tre forme diverse, hanno un tempo all'interno del quale si fanno gli accertamenti. Questo tempo deve essere usato perché queste persone, oltre ad attendere un documento, facciano in modo che quel documento sia un vero processo all'interno di una comunità, che è una comunità, come abbiamo detto, le nostre comunità che sono fortemente provate, in cui c'è stata una crisi economica, per cui probabilmente anche quello sta cambiando. E quando ci sono risorse per tutti è anche più facile accogliere e integrare. Quando invece i nostri servizi sociali sono fortemente provati, è chiaro in qualche modo che si creino delle percezioni di disuguaglianze. L'altro tema, e io lo dico e lo ripeto sempre, è cosa succede nel momento in cui quella prima forma di accoglienza, cioè quella che precede il fatto di avere il riconoscimento o meno dello status giuridico, si manifesterà con tutte le sue problematicità, perché finché queste persone sono all'interno magari delle case alloggio, sono all'interno dei condomini, sono all'interno delle caserme, tutto sommato hanno una gestione per la quale hanno un tetto sopra la testa, ma il giorno dopo, che siano richiedenti asilo o meno, sono per strada. Per cui, al di là del tema dell'accoglienza e della distribuzione, secondo me il vero problema sarà cosa succederà quando queste persone saranno nelle liste d'attesa per i servizi sociali come gli altri. Allora, abbiamo parlato tempo fa di Povegliano, dove sono stati ottenuti ottimi risultati col controllo di vicinato, addirittura si parlava di zero furti. Anche a Venezia, nel veneziano, le cose pare abbiano dato, siano andate a buon fine. Vediamo questo primo servizio sul controllo di vicinato. 21 comuni, 160 gruppi costituiti per un totale di 6.000 cittadini coinvolti, 140 aree sottoposte a vigilanza, sono i numeri del controllo di vicinato avviato lo scorso settembre nel veneziano, che si è rivelato ottimo strumento di prevenzione. Rispetto al 2015, nei comuni dove è stata attivata l'iniziativa si è registrata una diminuzione del 9% dei reati in generale, del 19% dei furti in abitazione, del 56% delle rapine in generale. Gli stessi risultati sono stati registrati anche a Venezia città, dove si conferma il trend in diminuzione a due cifre di tutti i reati. La partecipazione attiva dei cittadini è fondamentale, ha spiegato il prefetto di Venezia dal tavolo della firma del nuovo protocollo controllo di vicinato. Quello che vedo di bello nello spirito della provincia, della città metropolitana di Venezia, è questo spirito di collaborazione, ognuno con il suo ruolo, ognuno con le sue competenze, ma c'è veramente una voglia di contribuire al bene comune della collettività. Il gruppo di controllo di vicinato non si sostituisce alle forze di polizia, non interviene in caso di reato, non arresta i ladri. La sua è un'attività di mera osservazione per l'invio di segnalazioni qualificate alle autorità, ma è anche e soprattutto stimolo alla conoscenza reciproca. La gente comincia a convivere insieme, a riconoscersi, ad aiutarsi reciprocamente, segnala molto qualificatamente dopo i nostri insegnamenti, gli insegnamenti delle forze dell'ordine, perciò c'è una rete territoriale che si sta espandendo sempre di più e anche il buon rapporto di vicinato forse un po' alla volta sta riprendendo piede. Dalla sottoscrizione del protocollo ad oggi le segnalazioni dei cittadini aderenti ai gruppi del controllo di vicinato hanno consentito soprattutto di recuperare veicoli rubati, far sgomberare edifici abbandonati occupati da senza fissa dimora, oltre che ad allertare le forze di polizia riguardo alla presenza di persone sospette che sono state prontamente identificate. Servizio di Tiziana Bolognani. Allora,
rimango nel tema del signore qua, ma sì, purtroppo non sono in grado di dare giudizi in merito a tutta la gente che è arrivata. Mi fa notare due problemi che c'è in Italia. Prima di tutto la corruzione da parte dei politici, che è una cosa pazzesca, che mi stanca tutti. Non si può, ma è possibile nel 2016-2017 che tutta quella gente che ruba, con 5-6 avvocati non hanno più nessun problema. Uno ruba una gallina e va più fuori dal carcere. Ma cosa fanno Ali così? Questo è un problema enorme. E poi questi politici, prendiamo l'esempio del terremoto. Io sono stato in Abruzzo, è gente semplice, umile. Gli andai tutti a vedere, tutti gli andai là, tutti. Tutti hanno promesso, non hanno fatto un cacchio, nessuno. Nessuno ha fatto niente. Soldi non ne si arriva, compresi i sindacati. Compresi i sindacati, il sindacato dell'agricoltura doveva andare là quando le mucche, prima che morivano le mucche, aiutare la gente là, non adesso che è caldo. Siccome i villici che si mettono sulle strade quando c'è fuori il sole. C'erano le stalle crollate. Questo è il problema, con la, sì, neve, no? Ci sono morti diversi animali. Sì, nessuno tantissimo è arrivato perché c'era la neve, c'era da sporcarsi, c'era da prendere freddo. Non è andato nessuno. La gente l'aveva bisogno, è gente semplice e umile, li ho conosciuti. Secondo problema, sì, in Italia la società è cambiata tantissimo. Bisogna darsi anche un po' una calmata, perché oggi ammazziamo i bambini. Non so, a Cina, se non ci sono 5, 6, 7 disgrazie nei telegiornali, noi non mangiamo neanche. Non so, cosa sta succedendo? Dobbiamo darci una calmata. Qua stanno mancando i valori base. Non ci sono più i valori, la gente ruba, la gente si ammazza. Perché? Perché mancano i valori. È la sostanza di tutto. Non ci sono più. Corriamo tutti, troppo. Allora, Luigi Baisse, ecco, sui valori, insomma, anche dell'imprenditore, no? Ecco, i valori, l'etica dell'imprenditore. Posso riferirmi al discorso che ha fatto la signora Mirella prima, sì, la quale diceva che noi venti siamo abbandonati dallo Stato. E allora porto sempre l'esempio degli ultimi tre capi di Stato. Allora, hanno fatto un decreto contro il Veneto e il Nord, due decreti, tre decreti e quattro decreti per fare la concorrenza sleale al Nord. Cioè, hanno stipendiato, hanno dato dei soldi, dei premi, dei incentivi alle aziende del Sud perché vengono a portarci via il lavoro. E noi siamo stati costretti a fallire, abbiamo rimesso le aziende, le case, la bicicletta, tutto, abbiamo perso tutto. Nessuno è venuto a aiutarsi, noi altri. Abbiamo dopo falliti a ripartire, se andavi a lavorare a 5 km, dovevi andare a piedi perché ti hanno rubato anche la bicicletta. Ha capito? Senza mangiare, senza lavoro, senza più niente. Cosa si è fatto? Ecco perché lo Stato ci vuole bene a noi, vero? Per fregare i nostri soldi. Ha capito? Comunque, aggiungo ancora una roba, c'è signori che ho citato prima sono tutti giuristi intanto, non analfabeti come me, avevano in mano una legge che vieta l'abuso di posizione dominante. Loro hanno fatto quello che hanno voluto, loro hanno portato via tutto quel che c'aveva, il lavoro nostro è finito tutto al Sud, finito per poco perché dopo ho dovuto andare all'est, in Cina insomma. Ma inizialmente ci hanno fatto chiudere le aziende a noi. Tre, quattro aziende al giorno per 3 anni. Fate conto voi quante aziende hanno chiuso. E continuano ancora adesso. È una strage che non ha. Ha capito? Che non cessa. E questa sarebbe l'Italia, una libera e democratica. Da Mitra però sarebbe. Lo Stato taglia le tasse agli hotel che li ospitano, tutto alla luce del sole, le COP guadagnano. Prima un altro sms di chi diceva: tra affitto, bollette della luce, del gas, etra, cioè rifiuti eccetera, mi restano 121 euro. I politici lo capiranno cosa vuol dire restare con 121 euro? No. No, evidentemente no. Allora andiamo a vedere il Banco Solidale di Mirella, la giornata di mercoledì, e poi torniamo in studio e andremo in pubblicità. Vediamo il Banco Solidale. Tutti questi detersivi arrivano da una ditta di Pagnoli di sopra, di una persona eccezionale di cui i
aiuta sempre nelle mie azioni, nelle cose che faccio, specialmente nelle missioni. E allora, siccome con la Mirella collaboriamo da tanto tempo, la cosa più giusta e più adatta era di metterli a disposizione, questa ditta li ha messi a disposizione della Mirella per i Veneti schiacciati dalla crisi. Scatoloni e scatoloni di prodotti per la pulizia della casa, costosi e che proprio per questo le famiglie in difficoltà sono costrette a usare con parsimonia. Da Bagnoli una grande donazione al Banco Solidale di Rete Veneta. 8 bancali di materiale, la Mirella ha fatto 2 viaggi con tutti e 2 per caricare tutti. A fare da tramite il signor Quintino, che sui Veneti ribadisce una grande verità. La gente è generosissima, il problema deve essere imboleati, la gente devono essere riscontri. Io lavoro con la Mirella da quando l'ho conosciuta perché ho riscontri. Dai prodotti per la casa ai generi alimentari. Zucchero, pomodoro, latte, prodotti per la persona, da chi arrivano? Dal signor Francesco e dalla moglie Silvia, che ci aiutano sempre. Si sono ricordati anche del caffè? Sì, hai visto che quanto caffè ci hanno portato, che tanti ce lo chiedono, e da Verona ce ne arriva poco caffè, soprattutto dai privati. E poi le immancabili verdure. Sono gli spinaci, che è arrivato dalla Cappelletto di San Biagio di Calalta, che ci porta ogni settimana sempre qualcosa. La ringraziamo del suo contributo, che ci vuole tanto bene. Ma a Pasqua fa bene al cuore anche concedersi un regalo, e Mirella ha pensato alle donne e alle mamme. Come andare da tutte queste borse qui esposte? Perché luce è Pasqua, e ogni anno noi, siccome a Natale, facciamo un regalo alle nostre donne che non hanno la possibilità di prendersi qualcosina. E perciò guardate che bellissime borse, guardate, che ci hanno portato la grande famiglia di Rete Veneta. Ognuna si sceglierà una borsa. Invece la prossima volta ci sarà un regalo per i bambini. Questa settimana invece faremo un regalo alle mamme, che se lo meritano veramente, perché sono brave. Servizio di Lina Paronetto e Lucio Zanato. Mirella, ieri Leopoldo Votero diceva 21.000 famiglie aiutate, una pioggia di contributi, tanta gente che avete assistito, insomma, no? Sì, intanto... 4 anni... Quattro anni di banco e un anno qui a Rete Veneta. Avevamo iniziato proprio in questa sede a distribuire le borse, perché non avevamo una sede, e l'editore, per fortuna, aveva capito subito questa esigenza e mi ha permesso di iniziare proprio a fare il primo banco solidale qui a Rete Veneta, perché avevo raccolto a Natale, mi ricordo, queste borse fuori i supermercati, le avevo regalate a un'associazione molto importante, convinta di fare una cosa bene, e mi ha detto: tientele, perché noi non abbiamo tempo di distribuirle. E io me le sono tenute, e grazie all'editore siamo riuscite anche a distribuirle e far fare un bel Natale anche a altre persone. Perciò pensate, io sì che potrei scrivere un libro, 8 libri potrei scrivere, di quello che mi hanno già tanti, detto siamo perda. Però quello che volevo dire, intanto un grazie a tutti i volontari, ma a tutti in generale, non solo i miei, perché in questi momenti difficili, di difficoltà, io penso che siano proprio i piloni di queste famiglie in difficoltà. E soprattutto perché c'è sempre un sorriso, c'è sempre un accompagnamento a queste persone, oltre con la borsa, di sentire, perché loro hanno anche bisogno di parlare, di sentirsi un po' in famiglia. E questo fa il mondo del volontariato, e non è cosa da poco, e gratuitamente. E un'altra cosa che volevo dire invece è ringraziare il presidente della provincia, che anche per quest'anno ci dà la possibilità di rimanere là e di avere questo bellissimo banco solidale, anche un po' in privacy, perché è un po' distaccato, la gente è un po' in anonimato, e questo per me è molto importante, perché è giusto anche dare un po' di privacy a queste povere persone, a questi anziani, a queste famiglie che hanno solo la sfortuna di avere o pensioni bassissime o non aver più stipendi. Hai perfettamente ragione, no? Perché ci sono altri banchi, mense, dove si è molto visibili, e invece qui al Sant'Artemio, all'interno di un parco, una bellissima area, l'ex sede della provincia, proprio si può venire tranquillamente. Adesso col 5 per 1000 poi lo faremo nuovo, direttore, perché arriveranno tanti di quei soldi, cioè non vedo l'ora a vederli. quando è che si saprà? Adesso dovrebbe essere imminente, dovrebbero dare l'elenco di tutte le associazioni che percepiranno questo 5 per 1000, poi mi hanno detto che a fine estate dovremmo anche avere dei soldini. Sonde una curiosità, non so, è una cosa proprio vedere cosa succederà e quanti soldi
avremo per questo Veneti scacciati dalla crisi e fare qualcosa di buono. Bene, bene. Allora 22:36 andiamo in pubblicità pochi istanti e poi riprendiamo da Giorgio Vigni. Torniamo subito, grazie.